Ciao a tutti e benvenute molliche! Oggi insieme prepareremo la pareggina. Ma prima mettete un like, iscrivetevi al mio canale e attivate la campanella per non perdervi tutte le altre ricette! Mollichine, nonostante il nome ci faccia pensare alla magia delle vie parigine, il sapore è tutt'altro che francese. Infatti si tratta di una pizza tipica napoletana, realizzata alla base con l'impasto di una pizza, farcita e ricoperta con la pasta sfoglia. All'interno del video vedremo realizzazione dell'impasto, pausa caffè e consigli utili, farcitura, assemblaggio e cottura. Adesso vediamo gli ingredienti. Pasta sfoglia, 500 g di farina 0, 340 ml d'acqua, 6 g di lievito fresco, 15 g di sale, 10 ml d'olio, 5 g di zucchero. Impasteremo a mano e, perché si sa che se impasto in planetaria mi chiedete a mano, se impasto a mano in impastatrice. Inseriamo tutta la farina, tutto il lievito e infine lo zucchero. Mescoliamo appena appena e iniziamo a inserire l'acqua, non tutta, a filo per circa tre quarti. Aggiungiamo il sale, continuiamo a mescolare aiutandoci con una forchetta, inseriamo il restante dell'acqua e impastiamo a mano. Ovviamente è un impasto che si può fare anche in planetaria, ci porterà via meno tempo e meno fatica, però diciamo sempre che impastare a mano è un piacere. Ricordate, staccare dai lati e portare l'impasto verso il centro. Una volta che l'impasto inizierà a staccarsi per bene dai bordi, a questo punto aggiungiamo l'olio e continuiamo a impastare. Una volta che l'impasto si sarà incordato e quindi non sporcherà più la ciotola, nonostante rimane comunque un impasto un po' appiccicaticcio, a quel punto è pronto. Adesso ricopriamo con della pellicola e lasciamo riposare per 20 minuti. Riprendiamo il nostro impasto, facciamo delle pieghe da 4, dopodiché lo chiudiamo e lo lasciamo riposare a temperatura ambiente per 3 ore. Facciamo le pieghe stesso all'interno della ciotola. Vedete l'impasto come si è ulteriormente asciugato. Chiudiamo. Pausa caffè e consigli utili. La farina ho utilizzato una 0, potete utilizzare anche una 00, miscelata con 100 g di 0. Inoltre, non state a improvvisare con farine diverse, non ne vale la pena. La pareggina, per quanto simile ad una pizza, somiglia tanto a un rustico. Potete creare delle varianti nella farcitura, in Campania è ottima anche con l'alternativa salsiccia e fiorelli o peperoni. Per la ricetta della pasta sfoglia e tutti i prodotti che ho utilizzato trovate il link in descrizione. Caffè! Iniziamo con teglia, versiamo all'interno dell'olio, aiutiamoci con uno scottex per intingere anche i bordi. Mi raccomando, l'olio abbondante, così verrà la base croccantella. Adesso via la teglia. Impasto nel frattempo è quadruplicato.
Semola in abbondanza. Versiamo su un impasto. Altra semola direttamente sull'impasto. E adesso gli andremo a dare una forma rettangolare. Andiamo a sistemare l'impasto all'interno della teglia. Adesso copriamo con della pellicola e lasciamo lievitare per un'ora. Farcitura nella maniera classica. Passato di pomodoro, in alternativa anche pelati, purché olio e sale, quindi conditi. Prosciutto cotto, prova la affumicata o in alternativa caciocavallo. Quindi procediamo. Perfetto! Prosciutto cotto, più o meno 250 grammi. Abbondiamo! Provola! Mamma mia, ma che profumi! Proseguiamo, adagiamo su la pasta sfoglia. Io ho la mia fatta in casa e vi invito a guardare il video. Altrimenti potete utilizzare quella del supermercato e in quel caso vi occorrerà un rotolo e mezzo. Spennelliamo con un po' di tuorlo. E adesso in forno! Forno ventilato, 200 gradi, per 40 minuti. Pronta! Di procedere al taglio. Se il video vi è piaciuto, mettete un like, iscrivetevi al mio canale e attivate la campanella per non perdervi tutte le altre ricette!